Zapping. Una giornata bollente sotto tutti i punti di vista. Buonasera a tutti da Ruggero Po. Insieme parleremo dei fatti riguardanti la Grecia con i riflettori che si sono spostati da Atene a Bruxelles. Riprenderemo a occuparci della scuola dal momento che quella che comincia oggi è con tutta probabilità la 3 giorni definitiva per trasformare la riforma Renzi della scuola in legge dello Stato. Concluderemo la puntata rievocando un fatto drammatico della storia italiana di 55 anni fa, quando a Reggio Emilia 5 operai furono uccisi mentre partecipavano a uno sciopero della CGIL contro il governo dell'epoca. 335-699-2949, aspettiamo i vostri sms per richiamarvi e mettervi in onda. Come avete sentito, in queste sere estive in cui il calcio riposa, di tempo anche per voi ce n'è molto di più. Se siete curiosi di sapere i nomi di chi ci sarà, li trovate sui nostri profili Facebook, Twitter e su zapping.rai.it. Il primo ospite, lo saluto, è Marco Fortis, professore di economia alla Cattolica di Milano. Benvenuto professore, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Ce n'è di roba questa sera sul tavolo da affrontare per quanto riguarda l'economia dell'Unione legata a quello che sta succedendo in Grecia e al nostro futuro. Però come sempre la invito ad ascoltare con noi i titoli di 2 telegiornali, da Berlino la Deutsche Welle e da Roma il TG3. Grande giorno a Bruxelles, i leaders europei pronti per un summit d'emergenza sulla Grecia. Il capo dell'Eurogruppo Dijsselbloem teme che gli incontri saranno molto difficili e dice che qualsiasi nuova proposta di Atene dovrà essere credibile. Oggi era l'ultimo giorno per l'Iran e le 6 potenze mondiali per raggiungere l'accordo sul programma nucleare di Teheran, ma nonostante gli sforzi dei negoziatori è stato necessario posticipare la scadenza alla fine della settimana. Dalla versione internazionale della Deutsche Welle passiamo al telegiornale italiano delle 19 di Rai 3, il TG3. Nessun piano greco scritto alla riunione dell'Eurogruppo, lo presenterà Tsipras domani all'Europarlamento e la Grecia chiede un nuovo prestito di 7 miliardi. Gelli dalla Merkel, senza una proposta non ci sono le basi per negoziare, al via l'Euro Summit ma l'Europa è divisa sulla strategia con la Grecia. Obama al telefono con Tsipras, spero nel successo dei negoziati, la Grecia deve restare nell'euro, le borse in rosso, Milano la peggiore, meno 3. Renzi a Bruxelles, in questo momento sono più preoccupato per le sorti dell'Europa che di un singolo paese, con la buona volontà una soluzione si trova. Un nuovo bagno di folla per il Papa Chito, rinnoviamo il grido di libertà dell'America Latina nato dalla coscienza di essere sfruttati e saccheggiati dai potenti. Riforma della scuola, dopo il sì del Senato, la legge approda la Camera per l'approvazione definitiva, ancora proteste dei professori che tornano in piazza. Calcio scommesse, chiesto il rinvio a giudizio per 100 persone, per frode sportiva c'è anche il commissario tecnico Conte che commenta amareggiato ma resto sulla panchina azzurra. 335-699-2949, avanti con gli sms per prenotare il vostro intervento. Come dicevo, come vi ho presentato, cominciamo con l'economista Marco Fortis. Professore, lei come valuta la mossa dell'avere mandato il nuovo ministro senza nemmeno un foglio di carta in mano? Ma certamente Tsipras, che è stato anche molto abile con il referendum, sta cercando di sviluppare il suo discorso in Europa nell'audizione plenaria all'Europarlamento di domani. E questa è una mossa tattica probabilmente per dare il massimo risalto a quelle che possono essere le proposte della Grecia. D'altro canto pare che molti rappresentanti di paesi europei e della Commissione si siano molto irritati per questo ennesimo colpo di scena, perché si attendevano come minimo una proposta concreta da parte della Grecia. Anche perché loro per discutere di qualcosa ci sono andati là, no? Assolutamente, quindi è un po' un atteggiamento sul filo del rasoio questo della Grecia, perché finiti i clamori della vittoria del referendum, torniamo alla dura realtà, le banche sono chiuse, la borsa è chiusa,
alcuni analisti stimano che nel momento in che dovesse riaprirsi con un nulla di fatto potrebbe anche perdere il 30% dei valori, anche perché c'è molto timore su eventuali programmi di nazionalizzazione di imprese greche, quindi c'è una, e delle banche stesse, quindi c'è una forte preoccupazione sui mercati. La gente in Grecia sta facendo la fila davanti ai bancomat, quindi la dura realtà è questa. Sì, tra l'altro abbiamo sentito anche nei titoli del TG3 da Bianca Berlinguer che le borse hanno reagito molto male oggi, dopo una reazione che ieri era apparsa più tiepida. Quindi gli stessi mercati stanno perdendo la speranza che succeda qualche cosa, secondo lei? Ma è un po' altalenante l'andamento dei mercati, basta una minima speranza per avere dei rimbalzi positivi, poi di fronte a delusioni come quella che finora c'è stata oggi, subito le borse reagiscono negativamente. Dovremmo abituarci a questo andamento molto incerto fin tanto che il quadro non diventerà un po' più chiaro. Se qualcuno, secondo lei, un'idea di come sia questo nuovo piano di Atene che oggi non hanno mostrato ce l'ha? È molto difficile capire, oggi si parlava per esempio a livello di indiscrezioni, a livello di cose che sono trapelate anche da parte delle dichiarazioni di alcuni rappresentanti di paesi europei, di ministri dell'economia, si parlava di una possibile richiesta di un prestito ponte che potrebbe, secondo diciamo alcune, lo stesso Tsipras avrebbe potuto essere dell'ordine dei 7 miliardi di euro per riuscire a gestire l'emergenza Grecia. D'altro canto, alcuni paesi avevano anche manifestato una relativa disponibilità, paesi anche abbastanza duri come l'Austria, come il Lussemburgo, di fronte a un'ipotesi di questo genere, ma certamente c'è una difficoltà enorme nel convincere i leader, soprattutto la Germania, che d'altro canto sta duettando molto anche con la Francia, che pure è un po' più possibilista su un'ipotesi di accordo, e se non si convince la Germania della serietà di un progetto di riforme sarà molto difficile sbloccare questa situazione. Sì, ho due ascoltatori, intanto faccio parlare loro, Filippo e Giancarlo. Filippo, buonasera. Sì, buonasera Ruggero, a lei e all'ospite. Un progetto si misura in tempo, costo e qualità. Il progetto Europa a questo punto mi sembra di poter dire che sia in fallimento, diciamo così, e soprattutto si misura anche per responsabilità chiare, attori chiari che ne rispondono. Questo continuo rimbalzarsi tra di responsabilità tra Hollande, Merkel, insomma chi ci rappresenta, non è un modo per arrivare a una soluzione della questione. Sì. Quindi ecco, diciamo, il mio pensiero è questo, come se ne esce, tema uno. Tema due, una considerazione sull'intervento del Fondo Monetario Internazionale direttamente sulla Grecia. La Grecia fa parte di un'unità monetaria, perché non c'è un organismo sovranazionale che si fa carico di un'eventuale interlocuzione con il Fondo Monetario? Ho capito. Potrebbe essere, diciamo, un ammortizzatore per evitare queste situazioni sì. Limite. Grazie Filippo. Prima che il professor Fortis risponda, sentiamo anche che cosa ci propone Giancarlo. Buonasera. Buonasera a voi. Una considerazione. Allora, l'Europa secondo me è come la salute. Uno non se ne rende conto finché ce l'ha. E secondo me i vantaggi che ha portato fino ad oggi sono immensi, anche se nessuno, la maggior parte delle persone non se ne rende conto. E quindi penso che un accordo venga trovato o al ribasso o al rialzo per una delle due parti, non so in quale termine. Poi volevo fare una domanda al suo ospite, ma il referendum che Tsipras ha fatto domenica, il sì o il no, il quesito di quel referendum, qual è stato? Perché non era né dracma né euro. Sì, vabbè, comunque, al di là, qua, poi sentiamo cosa ne pensa Fortis, ma al di là di quello che ci fosse scritto sulla scheda, quello che dovevano esprimere era chiaro, sì o no all'Europa e al Fondo Monetario e alla Banca Centrale per come si muovono, quindi in qualsiasi modo l'avessero scritta, la risposta che i greci sapevano di dover dare era una. Grazie Giancarlo. Prima che il professore risponda, inserisco anche Giovanni da Varese. Buonasera Giovanni. Buonasera. Ho questa curiosità un po' pelosa. Ma è vero che sui soldi prestati alla Grecia
le grandi banche, cioè i prestatori, guadagnano interessi a doppia cifra, sì. Le stesse grandi banche che ricevono soldi dalla Banca Centrale Europea. Senta, adesso lo facciamo dire anche a Fortis, lei probabilmente non ha ascoltato le nostre ultime puntate, ieri sera è stato detto che non è vero due volte, sia dal vice direttore del Fatto Quotidiano Feltri che dall'ex ministro Saccomanni, era stato detto dal professor Quadrio Curzio in passato, si è detto che gli interessi sono sotto al 2% quando ci sono, ma comunque qui le faccio rispondere, le faccio rispondere dal professor Fortis. Cominciamo da questa questione che sta diventando virale anche sui social network, Fortis. Gli interessi, sì. Quella degli interessi a doppia cifra, c'è anche un video di D'Alema che gira su questa cosa. Sì, ma dunque intanto diciamo alla Grecia sono stati concessi degli allungamenti delle scadenze molto importanti in occasione di tutto il progetto di salvataggio, ricordiamo che ci sono già stati due interventi di salvataggio molto importanti. Allungare le scadenze e ridurre gli interessi è stato un modo per permettere al Paese di non essere gravato da sforzi finanziari enormi, mentre avrebbe dovuto rifare delle riforme e rilanciare l'economia. Quindi assolutamente non è come pensa il radioascoltatore. E consideriamo anche che, per fare un confronto con l'Italia, l'Italia ha rimesso a posto i suoi conti pagando gli interessi al 100%, cioè noi abbiamo, abbiamo pagato in alcuni momenti 90 miliardi all'anno di interessi, mentre la Grecia poteva gestire la situazione pur con grande difficoltà con tassi di interesse molto più bassi di favore. A quanto? A quanto? Diciamo delle cifre. Beh, guardi, l'incidenza degli interessi sull'ammontare dello stock del debito, mentre nel caso dell'Italia arriva ad essere intorno al 4% sullo stock complessivo, nel caso della Grecia è più basso di quasi un punto e mezzo. Quindi bisogna stare poi attenti perché i dati sono inoppugnabili. Sì. Se noi prendiamo per esempio l'ultimo rapporto della Commissione Europea sulla situazione finanziaria dei vari paesi, ci accorgiamo che l'Italia ha pagato completamente lo spread che si è maturato nel 2011-2012, mentre la Grecia, quando è entrata in crisi ed è stata salvata, gli sono state assicurate delle condizioni favorevoli, certo, sul pagamento degli interessi. Io credo che a volte sembra che sia inutile, ma sia importante ripeterlo anche tutti i giorni, perché la disinformazione viaggia parallela all'informazione, purtroppo si fa confusione nell'opinione pubblica fra chi ne deve discutere. Invece, ricominciando da Filippo, che aveva chiamato da Piacenza, chiedendosi soprattutto se non occorrerebbe un'interlocuzione col Fondo Monetario Internazionale. Allora, ricordiamoci tra l'altro che il Fondo Monetario è stato il più duro interlocutore, è quello che ha posto la Grecia di fronte all'opt-out, e la tranche non pagata dalla Grecia, la prima tranche di prestiti da rimborsare, è proprio quella col Fondo Monetario. Poi il Fondo Monetario ha una sua visione particolare, è arrivata anche a immaginare che la situazione della Grecia sia così drammatica che richiederebbe a questo punto un taglio del debito dell'ordine del 30% circa. Notiamo anche che il Fondo Monetario è un organismo dove ci sono importanti paesi azionisti, tra virgolette, molti dei quali sono emergenti e che non riescono a capire perché il Fondo poi debba spendere così tanto a favore della Grecia. Quindi abbiamo un problema molto europeo che prima o poi dovrà essere gestito in maniera molto europea, che è quella della Grecia, del salvataggio della Grecia ed eventualmente anche di un atteggiamento di maggiore solidarietà, ma mi sembra difficile chiamare in causa a questo punto il Fondo Monetario, che è stato in qualche modo schiaffeggiato dalla Grecia e non ha avuto il rimborso della sua prima tranche di prestiti. Per quanto riguarda l'altra domanda del primo ascoltatore, la crisi del progetto europeo, qui il problema è che si sta confondendo una crisi della Grecia, che è una crisi essenzialmente greca, con una crisi dell'Europa, dell'austerità, eccetera, che è tutto un altro discorso. Cioè, l'Europa va cambiata, sicuramente, vanno cambiati i parametri, va spostata l'attenzione dal rigore, dall'austerità, diciamo come dogma, a una maggiore accentuazione del progetto di crescita, di investimento, di solidarietà, ma all'interno di un rispetto complessivo delle regole. Quello che la Grecia non ha mai fatto è, a parte barare con i dati iniziali con cui è entrata nell'Eurozona,
ma è anche di non avere mai rispettato diciamo, gli obiettivi e le regole di bilancio. Io ho una cifra che vorrei ricordare, perché altrimenti sembra che questa situazione siamo arrivati solo per colpa dell'austerità, che certamente va cambiata in Europa, l'idea di austerità, del rigore, ma non c'entra niente su come mai la Grecia è arrivata a questo punto. Tra il 2006 e il 2009 la spesa pubblica corrente, esclusi gli interessi sul debito, è cresciuta in Grecia in valore assoluto di 24 miliardi in tre anni di euro, con un aumento di 2.160 euro per abitante. Un record assoluto, perché nello stesso periodo un paese povero come la Grecia con il Portogallo la spesa è aumentata di meno della metà, di 975 euro, e in paesi ricchi in avanzo primario come l'Italia è cresciuta di 1.100-1.070 euro, come l'Italia, sì, e la Germania, no? Quindi è chiaro che i greci stavano vivendo nettamente al di sopra delle loro possibilità prima che scoppiasse la crisi. Oggi la loro spesa per abitante al netto degli interessi è tornata più o meno ai livelli del 2006 ed è uguale a quella del Portogallo. Quindi non si può dire, certo, che in Grecia sono alla fame mentre i portoghesi no, perché allora vorrebbe dire che anche i portoghesi sono alla fame. No, è chiaro. C'è anche un'esasperazione di questa vicenda greca, dove certamente le classi meno abbienti stanno soffrendo molto di più delle altre, ma che dipende dallo sfascio dei conti pubblici greci, che a un certo momento dovranno essere aggiustati, perché non sarà possibile procedere certamente a un condono del debito. Senta, ma ci ragionavamo anche ieri sera con altri interlocutori sulla sofferenza delle classi meno abbienti. In Grecia c'è stato l'errore di tagliare sempre lì e di lasciare un po' più tranquilli gli altri. Ma io credo che sicuramente la gestione dell'aggiustamento della Grecia poteva essere fatta meglio sia dai greci, che in realtà non hanno fatto riforme essenziali, sia da parte dell'Europa, che anche nell'ultimo piano fissa degli obiettivi per quello che è stato, diciamo, su cui è stato votato il no, no, domenica, perché non è stato votato un no all'Europa, è stato votato un no ad un piano che è preparato dall'Eurogruppo sostanzialmente, che non è stato giudicato accettabile. No? Questo piano fissava degli obiettivi di avanzo primario dello Stato greco che arrivavano al 3-3,5% tra il 2016 e il 2017, che non è in grado di produrre nemmeno la Germania di questi tempi. Quindi aveva un certo, non so che, di irrealistico. E in questo modo lei ha risposto anche alla domanda del secondo ascoltatore. Quindi siamo pronti per parlare con altri due. Che ne dice? Sì. Paolo e Andrea. Paolo da Genova, buonasera. Buonasera, grazie. Un paio di domande. Ma se il governo greco non fosse comunista, come ha detto nella trasmissione precedente l'onorevole Tajani, non è che i soldi forse l'Europa li avrebbe già trovati? Mi sorge il dubbio. Sì. Secondo, ma a occhio le direi che prima non c'erano governi comunisti. Comunque, la seconda. La seconda. L'integerrima signora Merkel, che ora fa la voce grossa e fa la rigida, vorrei sapere quanto ci è costata l'unificazione dell'Est Germania a suo tempo a tutti noi europei. Forse niente? Non lo so. Sì. Una terza così. E lì bisogna vedere se sono stati restituiti. Poi. La terza e ultima, brevissimo, ma quanto ci costa tenere nell'Europa i paesi dell'Est, forse solo per compiacere gli USA? Grazie, siete simpatici quando dite farò due domande e poi ne fate tre. Andrea, buonasera. Buonasera a voi, io invece voglio farvi una domanda così tecnica. Secondo voi è possibile che un paese che ha una pubblica amministrazione inefficiente, quasi a livello scandaloso come la Grecia, dove non si è nemmeno chiaro quando c'è un documento di identità di una persona, riesca in 4 giorni a organizzare un referendum di questo tipo? Io penso che invece Tsipras abbia giocato veramente in maniera scorretta, avendo l'idea di fare questo colpo di teatro fin dall'inizio della trattativa di discussione con Juncker, e credo che sia la dimostrazione della sua incapacità di visione politica da leader, ma semplicemente la prova che è uno dei classici qua di questo nostro continente europeo, purtroppo anche in Italia siamo pieni, che pur di raccattare qualche voto farebbe qualsiasi cosa, certo, farebbe
tutto. Grazie Andrea, certo che se fossimo venuti a scegliervi per accoppiarvi, Paolo e Andrea, non ci saremmo riusciti di trovare due posizioni così estreme. Professor Fortis, se non fossero stati comunisti, i soldi sarebbero usciti? Ma guardi, il problema è che appunto la storia di questa crisi greca ormai è così lunga, ha abbracciato ogni serie possibile di governi, che è un po' difficile dare una risposta seria a una domanda così provocatoria. Io credo che oggi ci sia una volontà persino superiore a quella che c'è stata in passato nel cercare di trovare una soluzione per la Grecia, ma c'è stato nello stesso tempo anche un irrigidimento ulteriore nell'accettare diciamo così, le condizioni. Come dicevo prima, alcune ipotesi di lavoro sono sicuramente irrealistiche, però la rigidità da parte dell'Europa e del Bruxelles Group, cioè della ex Troica, ma d'altro canto anche la Grecia si è messa in una posizione veramente difficile, perché qualunque tipo di riforma e di proposta non sta passando. Cioè tutto ciò che il Bruxelles Group chiede trova un muro dall'altra parte, perché è con quel muro che sono state vinte le elezioni. Poi per quanto riguarda il referendum, io credo che Tsipras sia stato certamente molto abile, anche perché quando stava emergendo che poteva essere un referendum tra euro e dracma, lui è stato abilissimo nel dire che non era per uscire dall'euro il referendum, era solo contro la proposta del Bruxelles Group. Quindi ha giocato molto bene da leader, cioè, e ha convinto la popolazione che doveva votare. Quindi no, altro che qua qua qua, è uno che il suo gioco lo sa fare, ha un progetto. Il suo gioco nel suo paese lo sa certamente fare per vincere le elezioni e tirarci dietro la popolazione. E poi vogliamo dire che ci piaccia o no, è coerente con il programma elettorale per il quale ha chiesto il voto. Sì, altra cosa sarà vedere poi tra qualche mese se avrà portato il suo paese verso il successo o verso il disastro. Questo sarà un giudizio che darà il futuro sul premier greco. Sì. Allora, c'era rimasta una cosa per quanto riguarda l'ascoltatore Paolo. Quanto ci è costata l'unificazione della Germania e serve davvero tenere uniti tutti questi paesi? Faccia un respiro prima di rispondere, ascolti con noi i titoli del TG1, poi vi presentiamo anche Edward Lutwak, che è già in collegamento con noi. TG1. Euro Summit sulla Grecia, gelo della Merkel, mancano basi per trattare, telefonata di Obama, no alla Grexit. Atene chiede 7 miliardi al fondo salva stati, ma il piano non c'è, domani Tsipras al Parlamento europeo. Borse europee in picchiata dopo una giornata in altalena e ad Atene le banche restano chiuse. Renzi, accordo possibile, il futuro dell'Europa preoccupa più della Grecia, serve un'unione politica. Un altro bagno di folla per Papa Francesco in Ecuador, la fede è rivoluzionaria, dice durante la messa a Quito. Decapitiamo gli infedeli in nome di Allah, parole shock di Maria Giulia Sergio, la jihadista italiana che combatte in Siria. Calcio allora, prima o poi dovremo riprendere anche questo discorso. Professor Fortis, e poi la saluto, anzi mi faccia salutare Edward Lutwak, che è collegato con noi da New York, analista strategico. Professore, buonasera. Buonasera. Finisco il discorso con il professor economista Marco Fortis, al quale vorrei chiedere appunto per conto dell'ascoltatore Paolo quanto è costata a tutti noi l'unificazione della Germania. Io credo che non si possa dare una risposta a questo interrogativo. Sarebbe come dire quanto ci è costato anche, che so, l'abbattimento del muro di Berlino. Cioè, la storia va avanti, poi non è che si può andare avanti all'infinito rinfacciando la Germania che a suo tempo le sono stati condonati i danni di guerra, mentre invece oggi è rigida con la Grecia. È un paradigma questo, di questa contrapposizione. Si può più chiedere invece alla Germania oggi un atteggiamento di maggiore solidarietà, ma non in nome di questi confronti storici, su fatti storici, bensì in nome della razionalità. Aggiungo una precisazione, che ho trovato esattamente la serie storica dei tassi di interessi che si pagano sul debito pubblico greco. Allora, prima nel 2011 si pagava il 4,6% sullo stock di debito pubblico in Grecia. Dopo gli accordi che hanno prolungato le scadenze, c'è stato anche un haircut del debito, il tasso di interesse è stato del 2,7% nel 2012, del 2,4% nel 2013 e del 2,4% nel 2014. Quindi la Grecia paga sullo stock del proprio debito pubblico interessi che sono molto più bassi, certo, di quelli che ha pagato l'Italia. Le faccio una domanda che voglio usare
fare come cerniera tra lei e il professor Luttwak, quindi è per tutti e due. È una crisi politica quella che l'Europa sta vivendo adesso o è una crisi economica, professor Fortis? Beh, è una crisi economica per quanto riguarda ciò che abbiamo vissuto nel recente passato, che sta sfociando in una crisi politica, perché oggi si parla sempre più spesso anche di rivedere le fondamenta su cui è stata costruita l'Europa fino a questo momento. Abbiamo avuto un progetto di moneta unica, ma serve certamente un progetto più ampio, un'architettura politica che dia anche un senso maggiore di solidarietà e di cooperazione. E questo è anche un po' il senso di quello che Matteo Renzi ha detto oggi a Bruxelles, avvicinandosi al vertice straordinario dei capi di Stato, quando ha detto: mi sono molto più preoccupato per l'Europa che non per la Grecia in sé. Grazie, grazie al professor Marco Fortis, economista, professore all'Università Cattolica di Milano. Buona serata. Buonasera.